Significa che, tanto per tradurla, la stagione lirica avrà dei titoli straordinari: La Traviata di Giuseppe Verdi l'8 e il 10 marzo, coprodotta con il Teatro di Piacenza, e La Norma, e quindi Vincenzo Bellini, il 29 primo dicembre del 2020, fatta con la regia di Cristina Muti, l'orchestra Cherubini di Ravenna, e poi L'Aroldo il 24 e 26 gennaio del 2020, l'opera con la quale questo teatro è stato inaugurato. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo un teatro di tradizione. Per essere riconosciuti dobbiamo costruire un percorso con altri teatri, un percorso che poi verrà riconosciuto dal Ministero della Cultura, che prevede almeno due titoli di produzione che nascono in questo teatro o nascono in rete con altri teatri. Ci siamo immessi insieme alla grande tessuto produttivo che questa regione ha, e quindi con il Teatro di Ravenna, il Dante Alighieri, con la Fondazione Ravenna Teatro produrremo e coprodurremo La Norma, con quello di Piacenza coprodurremo La Traviata e tutti e tre insieme coprodurremo L'Aroldo. Vuol dire che questa è una macchina che è attiva, vuol dire che mentre tiravamo sui muri in questi anni precedenti abbiamo pensato anche al cosa poi avremmo dovuto fare, quindi capite l'articolazione: mentre si facevano il palco, la torre scenica, mentre il cantiere veniva avanti, abbiamo costruito negli anni, siamo partiti 3, 4, 5 anni fa, una rete per poi diventare subito teatro di tradizione e metterci nelle condizioni di produrre. Oggi le produzioni non sono one shot, one spot, le fai, poi metti via gli allestimenti in un capannone, in un magazzino. Bisogna costruire sinergie, non c'è un teatro di tradizione che ce la faccia da solo, e allora le produzioni che facciamo con Ravenna e Piacenza verranno ospitate a Piacenza, a Ravenna, andando in altri teatri, verranno a Rimini. Diamo longevità alle produzioni. È straordinario, perché pensare finalmente di poter annunciare l'anno prima i titoli della stagione lirica per l'anno dopo in un teatro ritrovato come il Teatro Galli è qualcosa che forse a Rimini davvero non era mai successo. Questo è un teatro del com'è e come sarà, al segno, come dire, filologico di Poletti, ma è proiettato agli anni in cui questo teatro si affaccia, agli anni in cui questo teatro deve produrre. Per questo ci sono nuove sale, per questo questa sala del Grifone ad esempio ospiterà il cibo, la food experience, per questo, come dire, deve essere un teatro che è nel solco della sua originalità, del suo segno polettiano, ma deve produrre di qui al 2020, al 2030, al 2040. Per questo c'è una torre scenica che forse è tra le più importanti che c'è in Italia, l'apparato tecnologico, e quindi anche il dibattito sul com'era, dov'era, eccetera. Noi siamo già in una proiezione del come deve essere, e infatti produciamo titoli, non stiamo alle chiacchiere, si doveva fare in un modo, si doveva fare un altro. Questo è un teatro pienamente attivo. Pensare che Rimini ha trovato la sua storia, la sua identità, che questo teatro diventa motore di una rigenerazione di Piazza Malatesta. Nel 2020 ci sono i 100 anni di Fellini, sbarcherà il Museo Fellini nel Castello, la Piazza Malatesta sarà la Piazza della Meraviglia. Beh, questo vorrà dire avere dei motori culturali che attraggono 200-300 mila visitatori internazionali all'anno, e vuol dire economia e lavoro. Al centro di questo processo c'è il nostro ritrovato Teatro Galli con le sue produzioni liriche già dal 2020.